Ivan Zaitsev, dopo la bella vittoria di domenica su Trento, hai detto la squadra è riuscita a dare la risposta che cercavate voi squadra, appunto, che cercavano i tifosi. È un punto di partenza per arrivare dove? È un punto di partenza per arrivare verso il finale di campionato, che sarà abbastanza concitato. Abbiamo, diciamo così, fatto il giro di boa, appunto, del girone d'andata, e abbiamo cominciato a giocare la Coppa Italia con la qualificazione che ci ha visto staccare il biglietto per Bologna, e quindi la partita di Trento era un passo cruciale per vedere come avremmo affrontato il finale di stagione che ci vede, il finale di stagione che avremo davanti. Quindi devo dire che abbiamo avuto delle buonissime sensazioni in campo, e per questo credo che da questa settimana fino alla fine della stagione riusciremo a lavorare in modo molto sereno e molto concentrati sul nostro obiettivo. Hai detto che il fatto di non avere, di poter disporre, insomma, di settimane intere per allenarvi vi dovrà aiutare a crescere anche dal punto di vista tecnico. La Cucine Lupe Banca Marche vista con Trento è sembrata pressoché perfetta. In cosa può migliorare? Beh, può migliorare in tantissime cose, secondo me. Innanzitutto, in casa riusciamo ad esprimere una pallavolo di altissimo livello con grande costanza, cosa che invece ci manca un po' in trasferta, e quando arriviamo a momenti clou della stagione, come è successo a Piacenza con la Champions League. Però quelle cose fanno, secondo me, fanno parte del passato. Io non sono mai stato uno che a cui piaceva parlare del passato. Mi ripeto, abbiamo tante cose da migliorare, tante cose tecniche e tante cose soprattutto dal punto di vista mentale dell'approccio alla partita. Dobbiamo diventare più cinici e più aggressivi, cercando di portare a casa ogni partita nel miglior modo possibile, vincere nel modo migliore possibile, perché possiamo farlo e sappiamo di poterlo fare. Tu da capitano che ruolo hai in questa ricerca del migliorarsi, soprattutto sotto l'aspetto mentale, appunto, legato al mal di trasferta, se così possiamo chiamare? Beh, è questione di concentrazione, è una questione personale più che di squadra, perché è normale che dopo le sconfitte importanti ci sia un momento di flessione, un momento di rabbia interiore in ogni giocatore, quindi ogni giocatore deve avere la serenità e la lucidità di staccare la testa, di fare un backup, diciamo, proprio della propria testa quando è a casa, quando è lontano dagli allenamenti, quando è lontano dalla palestra, per presentarsi nel miglior modo possibile poi in palestra, appunto, per lavorare, per evitare che quei momenti di stress poi facciano rendere lo stesso atleta non al massimo delle potenzialità che ha. Quindi è una questione soprattutto personale. Da capitano cerco di trasmettere ai ragazzi questa cosa qui, di risolvere, tra virgolette, i problemi in casa propria, se sempre ce ne siano, e per poi tornare a lavorare tutti insieme per un unico obiettivo. Final Four di Coppa Italia con Lube, Perugia, Trento e Piacenza, che sono anche le prime quattro squadre in classifica attualmente in regular season, e sono le più forti del campionato? Sicuramente sì, al momento hanno dimostrato di essere le squadre più forti. Ci metterei, da qui fino a fine stagione, fino ai playoff, ci metterei anche qualche altra squadra sicuramente che uscirà fuori. Vedi Modena che sta cercando di trovare il proprio equilibrio, vedi Cuneo che ha avuto un momento di difficoltà grande e si sta riprendendo piano piano. Altre squadre come Verona, ad esempio, secondo me riusciranno a rendere molto bene, anche Città di Castello, appunto, sta rendendo bene. Però al momento queste quattro squadre che saranno a Bologna, secondo me sono le più in forma e sono le più forti da questo punto di vista. Hai nominato Città di Castello, prossima avversaria della Lube, tra l'altro reduce da una bellissima vittoria al Pallapanini di Modena nell'ultima giornata per 3-0, un bel banco di prova per voi e per te anche, se non sbaglio, una partita molto particolare, no? Visti i trascorsi di tuo padre. Sì, sicuramente sì.
penso che nel palazzetto di Città di Castello proprio ci camminavo da piccolo, al momento loro giocano comunque a San Giustino, al Palakemon, quindi nessun legame con il palazzetto, ma legami affettivi con tutto lo staff dell'epoca di Città di Castello dove mio padre giocava, quindi tengo particolarmente alla terra umbra, alla città di Castello. E ripeto, come hai detto tu, la Città di Castello in questo momento sta giocando molto bene, è una squadra in forma che è riuscita a vincere nettamente in casa di Modena, e quindi dovremmo stare molto attenti noi a poter portare a casa la partita.